Siamo live, quindi sigla al volo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Edoardo Conforto. Ciao Edoardo. Ciao Dani, ciao Stefano. Ciao. Allora, che tra l'altro subito prima di andare in onda aveva la sua bellissima gatta sulle spalle, il tempo che ho cliccato sigla e la gatta se n'è andata, esatto. I gatti sono così, sono come le nuvole, non hanno padroni. Sì, guarda, qua in questo momento è oltre lo schermo che vi guarda, cerchiamo di attirarla. Consapevole del fatto che la vorremmo tutti vedere. Però vedi, carina che ti si mette sulle spalle. Qualche settimana fa a tutti a casa ho fatto vedere la gatta che c'è qui della mia ragazza a casa e l'ho presa così in braccio per farla vedere e la sera stessa ha vomitato per lo shock, quindi perché non vuole essere toccata, non vuole essere presa in braccio. Quindi. A quel punto, ma quanti anni ha? Penso un paio, due anni. Forse non vuole essere toccata da te. Forse da me, infatti. Sì, esatto. Il problema immagino è un po' diffidente, esatto. Forse vede quello che succede quando tocchi la sua padrona e pensa che per capitare la stessa cosa. Esatto. Proprio come la sua padrona, ogni volta che ti avvicini vomita. Esatto, anche lei. Dopo tu. Ogni volta che l'abbracci poi la notte vomita. È un buon segno. Se... Sì. Sì. Ma che gli fai alle donne e alle gatte? Esatto. Allora, io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite e noi ci siamo conosciuti sul set di Natural Born Comedians 2, se non sbaglio. Benissimo. Non vorrei sbagliarmi, che voi eravate per noi della prima edizione quelli nuovi che non conoscevamo, perché rispetto a Natural Born Comedians 1 che ci aveva cullato e coccolato, per cui avevamo fatto prove pagate in giro, ci portavano da Roma a Milano, poi alberghi, cose, è nato al Borco Midas 2, andò che a noi nessuno c'era neanche venuto a vedere, hanno detto vabbè questo è il giorno, questa è l'ora, vieni, porta un monologo, quindi noi arriviamo e diciamo ok, questi sono Edoardo Conforto, Giorgio Mario, c'era tutta una serie di persone e ci siamo conosciuti così, quindi, e vai! Come si chiama? Abibi? Che vuol dire amore mio in arabo. Bellissimo. Infatti era una ragazza che vedere il numero delle spalle. No. Una ragazza virtuosa che esiste nel mondo. Io potrei mai farla questa cosa. Perché sennò ti vomiterebbe sul Madonna, esatto. Speciale. Esatto. Speciale è anche bravissima. E comunque sì. No, ci siamo conosciuti con NBC2 e la cosa che mi incuriosisce, qual è il percorso che ha portato Edoardo Conforto a esordire su Comedy Central come stand-up comedian in Natural Born Comedians 2? Cioè, nel senso, quando è che hai detto, guarda, mo faccio sta roba della stand-up, la faccio così, la faccio cosà, e in che situazione poi è arrivato Comedy Central, ha detto, ehi, ti darò una chance, ragazzo. Ma allora, io vi ho visto, a voi, raga, durante l'anno di Sky gratis che mi avevano dato per aver comprato il televisore con la mia ragazza. Bellissimo. Quindi ho visto la pubblicità dove c'eri te con il pezzo di San Francesco, se non mi sbaglio. Sì. Ed altri con comedy che diceva stiamo cercando nuovi comici, e quindi la sapevo per quella roba lì. Nel frattempo le selezioni si svolgevano qua a Milano allo Sloan, no? Se non mi ricordo male. Sì. Che era uno dei locali che per noi che all'epoca ancora facevamo cabaret, che qua a Milano prima delle selezioni si faceva cabaret, si iniziava a fare stand-up comedy. Certo. E quindi sapevo che c'era questa cosa. Poi una sera Marzio Rossi era andato a vedere una serata in cui c'era Giorgio Magri e l'aveva avvisato della roba. Giorgio mi ha avvisato, quindi siamo venuti allo Sloan e quindi selezione ci hanno preso e ci siamo incontrati noi alla Beata Quartina dell'Alabama. È vero, perché la seconda stagione era ancora alla Beata Quartina. Oh sì. Chissà cosa ne è stato di quel locale e dei suoi proprietari e baristi. Sicuramente so che ha chiuso. L'hanno riaperto hanno riaperto la stessa cosa fondamentalmente da un'altra parte, però. Perché hanno detto, beh, la formula funziona come business, siamo invincibili, continuiamo così. Ma però
tu, ok, hai fatto le selezioni, ma perché già facevi stand-up comedy o comunque già facevi cabaret, come si diceva prima, già ti esibivi? Sì. Io mi esibivo già da prima, da un annetto e mezzo, una roba del genere, quasi due, principalmente al Circo Simonetta, qua a Milano. Sì. Che è il locale dove, tra l'altro, anche tutti gli altri di Satiriasi hanno portato il loro spettacolo, tra i primi posti di data milanese, diciamo. E c'era ogni martedì sera un collettivo, i Democomica, che faceva lo spettacolo, i resident fissi. E io ho fatto i miei 2 o 3 anni ad andarli a vedere duro, per poi dire, vorrei anch'io salire sul palco una volta, per poi prendere il coraggio una sera di scrivere un primo pezzo. Sono salito e pian piano è presa bene, con gli alti e bassi soliti dell'inizio. Certo. Ma sono durato abbastanza da arrivare fino a queste selezioni, che poi ci è andato in là. E poi da lì, poi da lì, come tutti quanti, una volta arrivato come Comedy Central, fama, soldi. Mamma mia, io ho i parcheggi per le fan fuori, ho dovuto farli fare perché non so più dove metterle. L'area di sosta. Ma era cabaret quindi quando hai cominciato? Sì, tecnicamente sì, perché anche l'impronta dello spettacolo che c'era al Circo Simonetta era molto, molto, molto cabaret, nel senso che c'era magari anche dei maghi o delle figure tipo personaggi. Cioè, era un po' come quello che c'era a Zelig prima, diciamo, che c'erano sia i monologhisti che altri tipi di intrattenimento. E tu hai fatto cabaret. Hai fatto monologo sì. Quando hai cominciato? Ah, okay. Sì. Io ho scritto una battuta apposta, solo per la prima volta che mi sono esibito. Sono salito sul palco e ho detto, ciao, sono Edoardo Conforto, vi chiedo di avere un minimo di pazienza, è la prima volta che io mi esibisco nella vita, ma vorrei da subito dirvi che siete il pubblico più bello che abbia mai avuto. Ha ha ha, grasse risate, ho detto, vai, è andato, farò il comico. Per la prima battuta solo. Beh, è una buona prima battuta. Vorrei averla avuta anch'io, sarò sincero, perché la prima volta. È tipo il messaggio di Mission Impossible, no? Che quando la dici si autobrucia. Bellissimo. Ma quella volta non ho più potuto dire. Non puoi più farla, effettivamente. Però puoi farla la prima volta che mi esibisco, che ne so, a Firenze, che ne so. Siete il mio pubblico fiorentino. Esatto. Si perde un po' di potenza, diciamo. È molto più bella con la prima volta. E senti, scusami. No. No, ero curioso sull'argomento che hai portato la prima volta in questo. Cioè, perché ho portato. Questo è molto bello del mondo dei comici, che quando dici parlami della tua prima volta, non si parla di sesso, bensì della prima volta sul palco. Chiaro. Era un viaggio in aereo. Sono andato a trovare un mio amico che è emigrato in Germania. E ho fatto questo lunghissimo viaggio da solo, perché tra l'altro mi avevano fatto cambiare a Francoforte. Dovevo arrivare su fino a Lipsia, ho fatto Milano-Francoforte su un aereo di quelli di linea, belli, moderni. Francoforte-Lipsia su un bimotore di quegli a elica che vibrava come un cargo, era una cosa terrificante. E quindi ho iniziato da questa esperienza un po' traumatica a scrivere questa roba, più per passare il tempo che altro. E quindi finiva con una... Vai, con una lista di 10 cose da non fare quando sali su un aereo, e quella è la parte che faceva più ridere di tutti. E ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora la lista? La usi ancora? Un po' ma erano stronzate, però facevano ridere. È tipo quando sali in aereo e vai al tuo posto, prendere il cellulare e dire queste 3 frasi: sì, mi hanno fatto salire, no, nessuno mi ha controllato, ci vediamo in paradiso, e poi metti giù. Oppure quando sali in aereo, tenere con sé una scatola, metterla sotto il secondo sedile e poi continuare verso il proprio posto. Varie robe del giro. Ti capita ancora ogni tanto di... Io ti parlo come se non ci fosse stata una pandemia in mezzo, quindi come se ci esibissimo con regolarità. Ma, come se esistesse il mondo, tipo, ancora. Esatto. Ti capita ogni tanto di recuperare vecchie cose che avevi scritto all'inizio e nella merda che tutti scrivevamo inizialmente e che comunque che si scrive normalmente quando si scrive, la maggior parte poi è roba che non si usa, e di dire, ah, guarda, va che battuta che avevo scritto, cioè, o magari non va che battuta, ma va che bello spunto che avevo avuto la seconda settimana in cui ho provato a scrivere roba. Allora, mi è capitato un sacco di mamma mia la monnezza che ho fatto. Sì. Cioè, rileggendo delle cose mi sono chiesto, ma come ho fatto anche solo a pensare di portarla in scena sta roba qua?
rileggendo pagine in cui magari in una 4 c'erano due battute e il resto era mi sento simpatico a dire questa cosa qua. Sì, sì. Facendo sto lavoro sono riuscito a recuperare quasi un pezzo intero. Mm-hmm. Quando siamo andati giù a Roma a registrare per quell'edizione di Comedy Central, adesso non mi ricordo, era il primo anno che si chiamava Stand Up 2000... Comedy. Sì, diciamo... 17. Era al Caracciolo, al Teatro Caracciolo. Sì, sì, esatto. Quel pezzo lì era fondamentalmente una roba lunghissima, di quasi nonsense, che avevo scritto, e che poi una sera, rileggendolo, ho detto, ma sai che non è male? E a colpi di accetta durissima, proprio tagliando via pezzi interi, girando, spostando, è stata l'ossatura per scrivere un pezzo che poi funzionava. Che però non era assolutamente quello che avevo scritto la roba prima, era... Certo, quello figura di rifare un pezzo. Avevano iniziato a fare un podcast su YouTube che poi si è interrotto, non mi ricordo quale comico, dove chiedeva a comici più o meno affermati e famosi di riprendere il loro primo monologo o comunque il loro primo quaderno delle battute e di andare sul palco e rifarlo adesso, e comunque sia cioè, è fisicamente doloroso. Perché se uno non si chiama Stefano Rapone, che pronti via usciva con battute molto divertenti, tutti noi, cioè io pure quando ho cominciato, cioè, c'avevo dei monologhi con zero battute. Questa era una mia caratteristica, era 5 minuti, nessuna battuta, e poi dicevo, ma quando arriva la prima risata? E non c'era mai la battuta, dovevo fare io tipo, per far ridere le persone. Non è guarda, l'ho imparata sta roba una sera, che eravamo lì alla Beata Quartina dell'Alabama, e... ho fatto un pezzo, perché come al solito te ne chiedevano quattro e poi ne prendevano uno, tipo, no? Cioè questa cosa qua, ma intanto li vedevano. E c'era Falcone, che ha visto il mio pezzo, e quando sono sceso mi ha detto, tipo, senti, vecchio, bello il pezzo, ma le battute dove sono? sei solo poi mezzo, fa, dimmelo. E io ci ho pensato e ho detto, figa, non ci sono battute, sono solo chiuse, simpa o gag che faccio, battute non ce ne stanno, effettivamente. Falcone c'ha i suoi mezzi, anche le sue idee un po' da fondamentalista, se vogliamo. Però lo salutiamo, non possiamo che salutare. Ci segue sempre. Ah, guarda, è duro ma con un cuore d'oro. Esatto. Ah, è vero. Senti, ma per arrivare a scrivere comunque roba e a pensare serie sul palco, tu già guardavi comicità... non solo italiana, cioè vedevi i famosi stand-up comedians americani e inglesi, e chi guardavi? Allora, a parte il Bill Hicks, che penso abbia fatto un po' di base all'internet italiano della stand-up comedy in generale. Anche non solo la stand-up comedy, proprio come figura del web italiano. Sì, sì, in generale, penso che sia uno dei primi video da un'ora non tagliati o non... spappolati dal VHS, tipo, che giravano. Devo dire, una base grandissima è stata George Carlin, perché ai tempi di Emule, quando scaricavamo come pazzi, io avevo trovato questo server in cui c'erano tantissimi spettacoli di George Carlin, neanche sottotitolati, proprio le riprese, e me li sono scaricati tutti quanti. Quindi la prima botta enorme è stata con Carlin. E devo dire che è una roba fondamentale, perché comunque, avendo fatto lui tipo 35 anni di carriera, vedi uno spettacolo del 78 ed è una persona, vedi uno spettacolo del 95 ed è completamente un'altra cosa quello che stai vedendo. Certo. Murphy, Eddie Murphy, con Raw, chiaramente, quando lo trovavi te lo schiumavi, e Imo Phillips, che a me piace da morire, e di cui soprattutto all'inizio qualsiasi cosa ci fosse fatto da lui me la sono vista. Questi tre sicuramente. Salutiamo. Anche lui ci segue sempre. Sì, esatto. E poi Doug Stanhope. Perché giusto. Io vorrei essere lui. Cioè vorrei avere quella chiarezza di intenti e quella sicurezza personale per esprimere solo quello che voglio dire alla gente, anziché cercare di farla ridere. E quindi l'ho sempre picchiato con una certa ammirazione. Forse il prezzo da pagare, però poi è essere come lui anche nella vita, e quello non te lo auguro. No, infatti. Sì, che c'era quella storia che era tipo la fidanzata era andata in coma a un certo punto perché, cioè, che tipo stavano, non so, che stavo bevendo tutti insieme, e lui faceva le foto con lei tipo sul lettino ospedale,
le metteva le cose addosso, si rideva, cioè. Però penso sia bene adesso, spero. Sì, sì. Lui è abbastanza, cioè lui poi è così, nel senso è, però effettivamente un grandissimo comico, senza alcun dubbio, un comico straordinario. Affronta certe cose che così, sono incredibilmente tragiche, però riesce a portare sì. Nella realtà di tutti i giorni. C'era un pezzo, mi ricordo, in cui parlava di quando sua mamma ha fatto il suicidio assistito, fondamentalmente, sì. E l'hanno fatto in casa. Che negli ultimi minuti, quando lei era già un po' intorbidita, che non capiva molto, fingevano che si fosse trovata una cura e che stavano arrivando per prenderla per il culo. Sì. Ed è però una roba che... Sì, è una cosa agghiacciante. Sì. Agghiacciante, ma se ci pensi bene, è una roba che puoi fare solo o con tua madre o con tuo migliore amico. Cioè, a quante altre persone puoi fare una roba così? No, c'era l'hai visto l'ultimo spettacolo che è uscito, mi sa, l'anno scorso durante la pandemia? Mi sembra di sì. Che c'era anche lì, c'è un discorso simile su una fan che andava sempre ai suoi spettacoli, ma tipo lo vedeva sempre in continuazione, sempre lo stesso. Poi a un certo punto gli diagnosticano una malattia, non so, un cancro o qualcosa del genere. E quindi dice, beh, senti, che devo fare quando succede l'inevitabile? E quindi gli dà tipo il numero del marito. E quindi il marito lo chiama a un certo punto. E lui fa tipo, dice, non sapeva come risponde, e dice tipo, vabbè, comunque era una stronza, dai, ce ne stanno tante nel mondo, così. Dice, ho preso questo rischio, e lui ha cominciato a ridere, e quindi dice, perché la comicità serve per i momenti, insomma, superare i momenti difficili, eccetera. Cavolo, però esatto. Ci vuole coraggio per fare roba. Sì, ci vuole coraggio, bisogna essere bravissimi e pazzi. Comunque sia. Beh, c'era pure il monologo in cui lui diceva che lui mi pare che in lui fa il ruolo di uno che si vuole bellissimo quello. E parla con lui e gli prova a dire, cioè, guarda, ti spiego perché mi voglio suicidare, abbastanza razionalmente, bellissima scena, bellissima puntata. E poi in un suo spettacolo lui dice, io se penso, guarda, so che Robin Williams aveva guardato quella puntata, avevo parlato con Robin Williams e mi aveva detto quanto gli era piaciuta quella puntata, quindi se penso come un umile comico di periferia come me possa aver influenzato il grande Robin Williams e averlo, cioè, che comunque sia una cosa gravissima. Però effettivamente devi essere lui. Sì. Ma è fantastico. O anche, come si chiama, quella Omicidi che uniscono, è presente? No. Che faceva vedere come tipo dei poliziotti in America massacrano e arrivano per uccidere il classico afroamericano, no? E sì. Quindi per rivolta la comunità afroamericana ha ucciso 3 poliziotti, una roba del genere. E lui diceva, è così sbagliato, perché così fai il loro gioco, no? Così alimenti una guerra tra innocenti che continueranno a massacrarsi l'un l'altro senza il confine. Invece cosa dovresti fare? Identificare i 3 poliziotti e andare lì e ucciderli. Perché è questo che unisce la comunità. Abbiamo bisogno di più omicidi che uniscano le persone. Basta omicidi che le dividono. Bellissimo. Stupendo. Sì, diciamo, Doug Stanhope è un po'... Ecco, quella è un'altra cosa che quando si inizia a fare stand-up, perlomeno io un po'... L'ho subita, ma credo, penso quasi tutti, che vedi questi comici maledetti, vedi Doug Stanhope, vedi Bill Hicks e pensi, ah beh, allora sono maledetto anch'io, adesso dirò qualcosa di scorretto, di grevissimo, e la gente farà, oh, wow, hey, ma tu sei matto. E invece, I can't believe it's said. Esatto, invece non succede niente di tutto questo, tu dici una cosa greve, le persone non ridono e tu fai, ah no, certo, perché non è che basta dire cose grevi per essere maledetti, devi... Esatto. Devi essere, ma non devi fare il maledetto, devi essere maledetto e poi devi anche diventarci un comico sopra, che comunque forse è la cosa più difficile. Secondo me è anche una costituzione dove il primo punto dice puoi dire quello che vuoi e il secondo è puoi avere un'arma per poterlo dire, influisce su questo modo di prendere la vita. Probabilmente sì. Senti, allora io poi volevo farti delle domande su tutta l'organizzazione del Che Pensi Mi, perché mi piace molto che per come è la stand-up comedy in Italia, noi tutti quanti per poterci esibire ci siamo dovuti organizzare le serate, cioè non c'erano posti dove esibirsi e quindi siamo tutti quanti andati a bussare a vari locali dicendo guarda io posso fare questo e quest'altro. Come hai trovato il Che Pensi Mi e l'organizzazione del Che Pensi Mi? Perché il Che è, diciamo, fino a e sarà di nuovo quando riapriranno, un bellissimo posto per fare stand-up comedy a Nolo,
come siete arrivati a costruire quella realtà che tutti i mercoledì esplodeva di gente, comunque sia? Lacrimucce. E allora, funzionato così. Quegli anni lì, ok, in cui ho detto che ci eravamo conosciuti, io ho frequentato diversi posti, che erano pub, locali che avevano un po' di spazio o che facevano piano bar e quindi sgomberavano, ti potevi esibire. Principalmente la zona era tutta sui Navigli, perché non c'è molta altra gente che investe a Milano, no? In su una piccola attività di questo tipo. Quindi ci abbiamo fatto, non so, 2 o 3 anni a girare posti del genere, però dopo un po'... il gestore pretendeva che tu portassi il pubblico, sai, tutte quelle dinamiche lì, cioè lui incassava poco, quindi diceva vabbè raga, stasera però solo questi soldi, dopo un po' arrivi inevitabilmente alle strette e cambi locale. Io in tutta questa roba avevo sempre sognato di trovare il Ghepezzini, cioè una sala da 80-100 posti piena con un palco decente e con un proprietario che non fosse uno che mi diceva a me porta il pubblico nel mio locale. Per puro caso, uno dei miei migliori amici è andato al Ghepezzini un pomeriggio e mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, c'è un locale come quello che mi ha detto che tu stai cercando. Totalmente allo sbaraglio, io e Giorgio Magri siamo andati un pomeriggio a conoscere un Matteo che ancora non aveva la barba, per dirti quanto era giovane, proprio. E il Dio ha voluto che fosse il momento giusto e il posto giusto, perché io gli ho detto: guarda, noi adesso facciamo stand-up comedy, non è più cabaret, quindi vorrei organizzare delle serate di stand-up comedy qua. E lui ha detto: guarda, io stavo giusto cercando qualcuno che facesse una roba comica, perché ogni sera qua da me c'è uno spettacolo e mi mancava la parte comica. Ho detto: vabbè, proviamo. Abbiamo buttato giù da settembre a dicembre, quindi più o meno 3 mesi di programmazione piena, sotto consiglio del buon Carlo Turati, che ci aveva detto: non fate una settimana sì, una no, come era il progetto originario, perché la gente se no poi impazzisce, non si ricorda quando c'è lo spettacolo, quando no. Fatelo tutte le settimane, che è stato un bello sbatto, onestamente, soprattutto perché immagino, li presento sempre io. Però ha pagato, perché la gente si è affezionata dopo pochissimo, i comici obiettivamente erano bravi, e quindi quando è ingranato alla grandissima. Complimenti. Grazie. Ma devo dire, mi piace dire che l'80% del merito non sia mio, ma sia dei comici. Che comunque io posso aprire bene, posso fare tutto, ma in un'ora e un quarto di spettacolo io faccio il quarto d'ora. Le altre 2 mezz'ore le fanno i comici. Quindi se la rassegna è andata bene, continua a esserci, perché evidentemente chi mi chiama ha un ottimo gusto. No, è chiaro, quello è chiaro, che poi uno si sbatte e organizza, però poi la cosa bella di questo lavoro è che se la gente si diverte torna, se la gente non si diverte non torna. È molto semplice in realtà il meccanismo, e questa regola andrebbe scritta, cioè, dovremmo tatuarcela tutti quanti: se la gente si diverte torna, se la gente non si diverte non torna. Tra l'altro il Ghe c'ha anche la cosa stupenda di avere una green room bellissima, che è sia green room sia backstage, che è grande, che c'ha una finestra, quindi può permettere tipo a Giorgio Magri di svapare senza sì. O quando facciamo gli open mic, le selezioni, siamo in 9 là dentro, di non bollire dentro la stanzettina. Comunque sì, che devo dire... carica batteria. Sì. Siamo rimasti noi. Ah, è vero, ci sente perché le belle incredibili cuffie wifi. Guarda che bella casa che ha. Hai visto? Sì. I soldi della droga cosa fanno? I soldi che, perché tu avevi una casa molto più grande, poi hai comprato troppa droga e hai dovuto avere questa casa qui. In questo momento. Soldi, te la fanno vendere. I soldi che ho speso in droga ho dovuto purtroppo scendere di livello immobiliare. E, senti, se posso un piccolo appunto sul locale, poi ti lascio. Certo. Secondo me una cosa buona del Ghepezzini non è solo che lo spettacolo che si propone è buono, ma è anche che è un bel posto dove stare. Ed è una cosa che qua a Milano non è così facile, perché di posti che sono aperti e ti vendono un cocktail a 7 euro e il vino a 5, ma ne trovi quanti ne vuoi. Però un posto dove vai e ti senti bene, e non è che c'è la bella gente e il buon vino, ma in cui c'è una bella atmosfera, che senti che c'è un po' di fermento, no? Che il locale e le serate a cui partecipi fanno parte di un qualcosa, cioè di un progetto un po' più ad ampio respiro, di una nuova realtà che sta venendo fuori, quello è il valore veramente aggiunto, la cosa in più che permette, secondo me, sia un locale, sia una serata, sia qualsiasi roba, di
trasformarsi in qualcosa che la gente vuole rivedere, perché non lo trova da nessun'altra parte. E a tal riguardo, il pubblico del Ghe era, cioè, cambiava tanto di serata in serata o era molto fisso? Cioè, nel senso, c'erano tante persone nuove che venivano? O c'avevi uno zoccolo? Allora, io ho l'abitudine all'inizio di chiedere quasi sempre chi è la prima volta che viene a vederci durante lo spettacolo. E alcune volte, più di metà della sala era gente nuova. Alcune volte 10 braccia su 80 persone che c'erano erano nuove. L'unica enorme differenza si sente durante la settimana del Salone del Mobile. Non so perché, non chiedermi come, con una sala da 70 persone, in cui ne rimbalzavamo altrettante, perché le prenotazioni erano molto, molto di più di quelle che riuscivano a starci, eppure durante la serata del la settimana del Salone del Mobile veniva un pubblico che non ride. Non so perché ogni anno si ripete questa cosa qua, e io quando guardo la programmazione, guardo in che settimana cade la serata del Mobile, dico, cazzo, ci sono, non so, questi due che mi stanno simpatici, porca puttana, mi spiace un sacco, li ho messi in programmazione, già so che la serata non andrà male, ma sarà l'oppio. Non so perché, cazzo, durante quella settimana, forse tutta la gente che ha un po' di reattività è a vedere il salone, e rimangono in giro solo quelle che non ridono. Tra l'altro, senti, ti devo chiedere una cosa, ma che cos'è il Salone del Mobile? È fisicamente un salone pieno di mobili? Un salone? Me lo sono sempre chiesto, cioè, ma che cazzo è il Salone del Mobile? Nel senso, sti cazzi dei mobili, com'è che Milano c'è il Salone del Mobile? Andiamo a vedere dei comodini e tutta Milano parte, ma... ci mettiamo in tiro per allora, il Salone del Mobile, organizziamo un evento con David Guetta, ma scusate, ma per il Salone del Mobile, ma non sono mobili. Cosa c'è veramente? La Batmobile, questa è mia, non me la rubate, che è molto bella. Allora, il fatto è questo. A Milano ci sono un sacco di studi, di design e robe del genere. C'è questa settimana dove promuovono tantissimo, è come la moda, no? L'anno nuovo che produce i mobili nuovi. Quando si stava bene, e ti parlo di 13 anni fa, una cosa del genere, il Salone del Mobile era ti ubriachi come la merda dalle 6:30 di sera fino a quando queste ti danno da bere, totalmente a gratis, nei posti più belli di Milano, perché tutto è aperto. E quindi tu potevi andare a vedere qualsiasi showroom, qualsiasi casa di produzione, non so, Artemide, quelli che fanno le cose fighe, che di solito ti tengono totalmente fuori dai loro spazi, era tutto aperto e chiunque ti offriva da bere. Per quello che ho conosciuto io, il Salone del Mobile, sembrava questo strascico degli anni Ottanta, come se non fossero mai finiti praticamente. Ma tipo un Oktoberfest con i mobili, però. Cioè, è strana questa... Sì, dove però... non so come dirti, tu avevi questa sensazione di poter entrare in posti in cui normalmente non è che non ti avrebbero fatto entrare, ti avrebbero cacciato proprio, e in più ti davano anche da bere i bianchini, come se fossi una persona rispettabile, perché c'era questo... E invece il giovane Edoardo di 19 anni che diceva, ma io non sono rispettabile. Madonna, sì, io ho lasciato lì il motorino un paio di edizioni del Salone del Mobile, perché ho detto, non è il caso di tornare col motorino quest'anno. Bravo. Importante, don't drink and drive, sopra un certo punto poi proprio don't. E il fatto era questo, ti venivano aperti appunto tutti gli studi, tutti gli showroom, tutti i posti più belli e potevi vedere tutto quello che ti pare, sederti, provare tutti i mobili. Quindi è nata come questa gigantesca festa, no? Che prendeva tutta Milano, perché accompagnato al Salone del Mobile, che è la cosa ufficiale, c'è il fuori salone, ovvero tutte quelle realtà che erano troppo piccole per esporre in fiera e quindi pagare il biglietto, cioè pagare lo stand, scusami, per poter far vedere le proprie cose, venivano noleggiati appartamenti, interi palazzi nella zona dei Navigli e resi showroom / festa. Ed è lì che bevevi anche molto di più. Quindi il salone si è gonfiato e ha attirato un botto di gente, perché all'inizio era una roba bellissima. E in una città come Milano, che comunque è bella e coinvolgente, ma se conosci uno all'entrata, altrimenti tendi a rimanere un po' fuori. Una cosa del genere, che era totalmente aperta, dove chiunque poteva arrivare, anche uno di Niguarda, della cazzo di periferia, del nulla, capito? Poteva entrare nel posto fichissimo e toccacciare, vedere tutto quanto, era super rivoluzionario.
poi con i tagli del budget della crisi questa roba è venuta a mancare e quindi è diventata questa roba un po' del salone da dove tutti quanti arrivano, ma non è che sanno esattamente idea di che cazzo ci fanno qua. E da lì il tuo smarrimento, caro Daniele, che pervade i giorni d'oggi. Mi sono perso gli anni d'oro del salone del mobile, vedi, perché poi adesso mi dicono c'è il salone del mobile e quindi andiamo a ballare Carl Cox. Io dico, ma che vuol dire quindi? Cioè, stiamo andando a un festival, sì. Cioè succedono queste cose. È stato, devo dire, ultimamente c'è una costellazione di eventi di roba figa, tipo Moncler che fa la sua roba un po' privata che devi mandare la mail per entrare o cose del genere. Per cui secondo me, vuoi con l'avvento dei social, puntano tantissimo su roba bella a cui tu farai una foto e lo piazzerai da qualche parte. Però il da bere nel frattempo è sparito. Quindi non si beve più, è solo mobili, senza neanche pagando. Ma magari qualcosina pagando, ma non c'è più quella sensazione di benessere sfrenato che una volta spirale. Certo. E invece, scusa, durante... Allora, mi tolgo un po' di curiosità su Milano. La mitica settimana della moda, che cos'è? È fisicamente una settimana? No, però, nel senso, perché io, calcola, per lavoro comunque sono andato a Milano tante volte nella vita. Ecco, forse dovrei fare un bel tweet. Non sono mai stato a Milano senza che nessuno mi abbia detto è la settimana della moda. Non mi è mai successo di essere a Milano quando non era la settimana della moda. Quante settimane della moda ci sono? Ma un botto, perché penso che quelli della moda sono bravi, ti fanno ancora maschi, femmine, bambini, sono bravi a dividere le robe per replicare, c'è un sacco di settimane della moda, e la verità è che la settimana della moda è come una sottosocietà, cioè io avevo un bel po' di amici che verso i 20 anni facevano i runner, che era penso una delle robe più pericolose da fare nella vita, che era il fotografo va a fare le foto da Armani, non so, che fa una sfilata, tipo col motorino lo aspetta fuori all'uscita della sfilata, tipo il fotografo viene, gli dà la scheda SD in mano con le foto caricate dentro, lui lo prende, lo mette nel taschino e corre più velocemente possibile alla redazione di Grazia, non lo so, per consegnare le foto che vengono editate, tagliate e pubblicate il prima possibile rispetto agli altri. Quindi la settimana della moda è questa specie di cosa quasi berlusconiana, che dà da mangiare a migliaia e migliaia di persone che ci lavorano intorno, no? Tutti i catering, tutti i fotografi, tutti quelli che fanno questo, tutti gli autisti, tutta sta roba qua. E quindi secondo me si tende a ripeterla il più possibile per dar da mangiare a queste creature. E poi però per i ragazzi, per i giovani ragazzi di provincia diventa una gara a chi non si schianta sulle strade di Milano in motorino. Arriverò prima io, pericolosissimo. Nettamente, sono quelle settimane che il traffico di notte è da film, con gente che fa i sorpassi e zigzag e robe del genere. Vedi, perché io sono sempre stato a Milano durante queste settimane, ma solo tipo appunto per fare stand-up, quindi il contrario della moda, la stand-up comedy, il contrario del fashion, non della moda, perché poi c'è anche la sua andare di moda, ma non intendevo moda in quel senso lì. Ma io spero, voi non sperate un pochino di... Cioè che la stand-up comedy si affermi in Italia per poter far parte del parterre degli arrivati. Guarda, no? Quello di Confindustria, Ibrahimovic, il nuovo Roberto Benigni, non lo so, hai capito? Noi siamo all'upper level, di qualunque categoria di questa parte. Assolutamente sì, però non succederà. Ma avremmo dovuto continuare col cabaret per quello. Io però non lo so, perché l'altro giorno mentre tornavo a casa da Milano proprio, e ho incontrato sulla metro Adrian, quello di Adriano di Comedy Play. Non so se pensavo quello del cartone, Adrian. Ma magari pensavo fosse una battuta bellissima. Esatto, no, okay. Sarebbe che salutiamo. Che praticamente Italia. Sì, è uno di quelli che ha portato la stand-up comedy in Italia. Dobbiamo esatto, tantissimo. Esatto, che così chiacchierando, non lo vedevo da un sacco di tempo, forse l'ho incrociato una volta, così ci siamo riconosciuti con la mascherina e mi fa, io non faccio più, cioè ho smesso insomma di occuparmi di comicità perché insomma mi ha un po' stufato perché mi ha detto è diventata sistema e io là mi ha dato da pensare,
cioè dalla stand-up comedy, perché effettivamente un po' questa cosa è vera, cioè mi ricordo pure io qua, all'inizio quando appunto vedevo le cose sui Mule, su YouTube, era una cosa un po' carbonara, una cosa un po' che dovevi andarti a cercare, no? Adesso è, cioè, anche bene che sia così, insomma, diventerà più, anche con Netflix, insomma, più una cosa, c'è stato un boom anche in America, insomma, ci sono tantissimi comici così, però un po' non c'è questa cosa che dice, vabbè, è un po' una cosa sdoganata, non ci studiamo più, cioè, c'è un nuovo special, magari un tempo era, mazza che figata, vediamo questa cosa qui, invece adesso dice, vabbè, c'è l'ennesimo special che esce. Sì, io manco me li vedo, cioè, è riuscito, Tamburin di Chris Rock è riuscito su Netflix, sì. Director Scott ancora non l'ho visto. È vera però... Allora, devo dire, vai, sicuramente quando una roba si diffonde perde un po' della sua autenticità, ed è secondo me, soprattutto qua a Milano si vede molto, no? Cioè, se, a me è capitato una volta, vi ricordate quando avevamo tipo 20 anni che sono diventate di moda le Puma, quelle con la soletta tipo sottilissima? Okay. Tutto da pilota, era una roba del genere. Poi ce l'avevo anche da prima, no? Quando sono diventate di moda, tutti ci avevano le stesse scarpe che piacevano a me, ma a me piacevano veramente, non perché erano di moda, no? E quindi mi sono un po' incazzato questa roba qua. E questa roba l'ho vista ripetere in ogni cosa, anche nella stand-up comedy. Alla fine il pubblico primigeno era molto nerd, cioè molto che voleva quella cosa lì. Era difficile che uno capitava per caso, e quello che capitava per caso si alzava e se ne andava dopo un po', di solito. Quindi il fatto che si diffonda naturalmente te lo fa sentire meno come una cosa tua. Secondo me dobbiamo accettare il fatto che deve essere così. Sì, perché sì, sì. Diffondendosi all'interno di più persone è più probabile che chi vuole quella cosa ma non aveva gli strumenti per cercarla, diciamo, la trovi. Perché alla fine la maggior parte della gente continua a non fregargli un cazzo. Quindi per l'equazione il risultato finale da quel punto di vista cambia poco. Sì, e poi secondo me c'è anche una cosa, leggo anche qua il commento, lì rischia di diventare troppo commerciale, col boom far emergere troppi comici con un abbassamento qualitativo. Io per esempio su questa cosa non sono molto d'accordo, nel senso che a un livello basso magari è vero, cioè iniziando molta più gente a fare comicità, inizia anche, cioè il talento invece non è che si moltiplica con la moda, però c'è molta più gente che ci prova e quindi inizia molta gente più scarsa. E che poi rimane scarsa, e non c'è niente di male, cioè nel senso ci sono persone che sono brave a fare le cose, altre che sono brave a fare altre, però secondo me poi a un livello un po' più alto il pubblico poi si accorge, cioè se tu vai un open mic, ci stanno 100.000 persone, e 99.000 non fanno ridere, però poi le 99.000 che non fanno ridere è difficile che escano dal mondo open mic, o che comunque a un certo punto poi finiscano a fare spettacoli. Mi dirà che Comedy Central ogni tanto ci prova e dice: ehi, prendiamo questa persona scarsissima e mettiamola in televisione. Però poi anche quello uno poi se ne accorge, perché poi sai, alla prova del 9, quando vai a fare lo spettacolo dal vivo, se fai ride, è la stessa regola di prima: se la gente si diverte torna a vederti, se la gente non si diverte non torna a vederti. Viene da pensare quanti spettacoli dal vivo abbiano fatto alcune persone prima di finire su Comedy direttamente. No, certo, figura. Io, guarda, già noi, cioè io sono il primo esempio, io avrò avuto, non lo so, 3 ore di palco quando sono andato a fare 5 minuti su Comedy Central. Sì. C'è meno di 3 ore di palco e vai, è tornato a Bibi. Avevo meno di 3 ore di palco complessive io quando sono andato la prima volta su Comedy Central, perché praticamente avevo iniziato febbraio 2014, poi in tutto il 2014 forse avremmo fatto 3 open mic, e poi a inizio 2000, quando è che è il NBC1, che cos'era? Primavera 2015? Sì. No, cosa sì, così. Sì. Quindi veramente, veramente pochissimi. Se posso minuti. Dire, io... Allora, da un lato sembra avventata, no? Questa roba che fa comedy, che praticamente ogni anno prende delle persone che possono sembrare un po' improbabili per buttarle sul palco. Dall'altro lato, devo dire, mi sembra una ottima cosa, perché dà opportunità a delle persone che magari meno stimolate non avrebbero avuto una spinta tale da offrire molto di più, perché scontrandosi con dei vuoti clamorosi
oppure a confronto con gente più brava, ma semplicemente più esperta, che quindi fa più, sa come far più ridere, no? Fa più ridere semplicemente, trovano lo stimolo giusto. Chiaro, poi, come sempre, due funzionano, gli altri otto finiranno nel grande dimenticatoio del lavoro capitalistico. Certo. Però quei due comunque li hai trasformati in un qualche modo. Ed è come il buon capitano, no? Ti dice il rischio che uno si deve assumere per cercare di salvare quei due e non lasciarli dispersi con gli altri otto. Quindi, sì, sta. Beh. Anche immagino valga per tutti noi tre, che comunque sia, come dice Central, essendo arrivata all'inizio del nostro percorso, ci ha dato anche un boost di fiducia, e uno dice ok, allora fammi provare a fare questa cosa. Se lo faccio da così poco e già sto su Comedy Central, poi Comedy Central, soprattutto all'epoca che non metteva video sui social, su YouTube, non lo vedeva nessuno, cioè parliamoci chiaro, nel senso, eravamo su Comedy Central, lo sapevamo noi, però comunque noi lo sapevamo, e era importante per noi saperlo. Non so voi, io le prime, fino a quel famoso anno in cui non ho preso Sky, praticamente, io non ho mai avuto Sky nella mia vita. Io quando dopo ho fatto le successive selezioni e sono stato preso, ho fatto il programma con voi, l'anno gratuito mi ero scaduto. Quindi io dovevo andare dai miei per vedere come era andato. Non avevo alcun altro modo di vedermi durante le mie clip, perché solo i miei erano abbastanza facoltosi da potersi permettere Sky. Se no per il resto ero invisibile, cioè tutti quanti, oh bella com'è, dove lo trovo fatemi Sky, come lo trovo, non c'è alcun altro modo di riuscire a vederlo. Sì, noi pure la prima edizione mio fratello aveva ancora con me e lui aveva Sky e quindi ce la siamo vista a casa mia. Seconda edizione mio fratello disdice Sky, dice a meno che non decidi di pagarlo a metà con me. Io ho detto guarda, io faccio lo stand up comedian e non pago niente di niente a metà, né a metà né intero, e quindi finito la favola di vedersi in televisione tutti insieme. Per dirti quanto la disperazione ci unisce, una sera sono andato a casa di un mio amico che vive a Sesto San Giovanni, perché faceva una delle, perché lui aveva Sky e c'era una delle puntate di Natural, con il buon Giuseppe Pagliano / Sapienza. Che salutiamo. Che salutiamo sempre, perché pure lui non sapeva dove andare a sbandare, e alla fine ha detto, vabbè, vieni con me, e ce la guardiamo insieme. Proprio perché altrimenti mesi, le prove, le registrazioni e tutte, poi non avevi modo di vedere il frutto del tuo lavoro. Sì. Era abbastanza assurda come cosa. È abbastanza incredibile, ma io oramai lo do per assodato, cioè io le ultime credo, due volte che ho fatto, sicuramente l'anno, no perché due volte fa non l'ho fatto, l'anno scorso io non ho visto, e sinceramente non ho visto neanche le clip su internet, perché mi fa un po' rosicare che siano, cioè che i monologhi non siano interi ma tagliati, e quindi ho deciso non me lo vedo. Guarda, io l'anno scorso pensavo di morire, perché noi abbiamo registrato, almeno io ho registrato la prima sera, quando ho aperto il buon sempre Niccolò Falcone, e anche voi avete fatto, no, l'anno scorso, quindi avete visto com'era il palco minuscolo in mezzo a una cosa gigantesco, completamente vuoto. Noi abbiamo fatto tutta questa roba la prima sera, e quindi il pubblico che è arrivato, che non era proprio quello giusto per noi, diciamo, più della metà c'aveva le mascherine su, e già non erano in tanti, più della metà c'aveva le mascherine su, in più quelli della produzione erano in ipersbatti. Quindi secondo loro dovevamo stare tutti chiusi nei camerini e soltanto chi si esibiva scendeva, si esibiva e tornava su e avvisava quell'altro da venire dopo. Per cui si è creata questa roba da topi, capito, in gabbia tipo. E io ci ho messo, a parte che quella sera ho chiamato la ragazza in lacrime dicendo no, ho detto di fare questo mestiere, io non ce la faccio a sopportare tutto questo. E ci ho messo un mesetto prima di vedere la clip. Perché nella mia testa è stata un'esperienza traumatica. Però io non l'ho mai vista, cioè io mi sono proprio rifiutato di vederla, per esempio. Guarda, la sera che abbiamo registrato noi, a metà serata ci siamo dovuti fermare perché diluviava e nell'hangar vuoto si sentiva ed entrava nei microfoni. E quindi a metà spettacolo, ok, pausa finché non smette di piovere. Quindi tutto il pubblico con le mascherine là, con le mascherine là. Una ventina di minuti fermi, ok, il prossimo comico pronto a farvi ridere, sì. Una cosa veramente di un finto, però sì, diciamo, la cosa grave
Sì, la cosa brutta di queste cose è che appunto il pubblico non è il pubblico che verrebbe ai Che Pensi Mi o altri, in altri locali, ma è sempre questo pubblico di figuranti che non so dove li prende, cioè tipo presi da il pubblico di Maria De Filippi, non lo so, cioè no, di Barbara D'Urso, cioè che era quella roba lì. Bella presenza. L'unica roba, bella presenza. Con la mascherina su. Quindi, sì, però... Quindi anche, cioè... Come, scusa? Certi stacchi di coscia, però. Era una divagazione. No, però, sì, il fatto è che, secondo me, e ricollegandomi a quello che dicevi tu prima, noi abbiamo un contatto abbastanza intimo con la stand-up comedy, no? Perché alla fine vivi un'esperienza, la metabolizzi, scrivi un testo, lo metti giù bene, lo provi all'open mic, va bene, va male, poi va bene, quindi diventa un pezzo vero e proprio, poi lo porti, e quando registri è solo la fine della tua relazione con tutta sta roba qua. Performarlo con l'ansia del fatto che stai registrando e quindi quello che hai fatto, non è che si può troppo sbagliare, in un luogo che è il contrario del sentirsi confident, è veramente uno sforzo fisico, mentale, di confidenza e tutto quanto. In un momento poi dove tutti amici, noi comici, però in quel momento lì ognuno pensa, giustamente, ai cazzi suoi, non è che stai... troppo a darti le pacche sulle spalle. E quindi quando ti trovi davanti a 6-7 incognite, cioè posto nuovo, scenografie che non hai mai visto, pubblico mascherato, tizi della produzione in sbatti perché c'è il Covid quest'anno, piove e sembra che abbiamo appena scoppato in macchina e dobbiamo aspettare per riprendere a lavorare, hai un livellaggio emotivo che è notevole. Non so quanti altri lavori possono avere un layer così. Sì, diciamo dove il momento in cui, questo è un lavoro abbastanza dove sei rilassato tutto il tempo, però poi il momento in cui devi performare, devi proprio performare. E avevo visto, mi sa, un podcast, non mi ricordo di chi, forse di Andrew Schulz, dove dicevano che, non mi ricordo chi altro, diceva che il nostro lavoro è come fare l'anestesista, cioè tu durante l'operazione tu stai là tutto il tempo, però il momento in cui devi lavorare, devi proprio lavorare, non puoi sbagliare. E poi facciano giustamente notare che noi però se sbagliamo letteralmente non muore nessuno, mentre l'anestesista letteralmente muore qualcuno, quindi esatto. È comunque peggio fare l'anestesista, però sì, mi piaceva la metafora che comunque è un lavoro dove ti gestisci il tempo, stai là, fai quello che ti piace, però poi il momento in cui lavori non puoi sbagliare, perché se sbagli non muore nessun altro, però un po' dentro di te qualcosa muore. Muori tu, esatto, muori tu dentro, esatto. Sei tu a morire. Qualcosa sopravvive, ma qualcosa muore. E solo tu lo sai, comunque. Ma volevo chiederti una roba io, se posso, adesso abbiamo ancora qualche minuto assieme. Vai, certo. Allora, io sono un tipo di comico che tende a metabolizzare l'esperienza, buttare giù 2-3 pagine e poi ripulire tutto e creare il pezzo vero e proprio. Per gli one-liner come te, com'è il rapporto partendo da zero? Cioè, tu prima di avere un quarto d'ora, ci metti di più. Sì, dipende. L'embrionalità una cosa alla volta. Allora, dipende pure. Questa qua è una domanda. Cioè, non so darti una risposta, perché a volte c'ho già delle idee che magari, cioè, che ne so, o c'è un argomento per dire che mi interessa, e quindi come faccio a fare questo, a parlare di questo argomento, e quindi penso a tutte le cose che posso ricondurre a quell'argomento. Altre volte sono cose che mi vengono sparse, me le segno per dire, e poi le unisco, o io cerco un senso, o comunque cerco, cioè parto dalla singola battuta e poi gli trovo un senso. E quindi a volte, cioè, ho in mente una cosa da dire e quindi scrivo affinché arrivi a quel punto, altre volte invece è il contrario, ho delle cose e dico queste come faccio a sistemarle, a dargli una coerenza, e quindi sì, spesso è come se tu pensi a un monologo, io penso a una battuta, per dire. Quindi penso a come fare quella battuta fatta bene e poi ne penso, poi vabbè, qui che ci posso, qui dovrei, cioè per arrivare, magari ho 2 battute, che fai conto, una che questa sta bene tipo a metà e questa sta bene alla fine, e quindi penso come posso cominciare questo discorso. Allora penso a qualcosa che può portarmi, anche che non c'entra niente, che però da lì però mi porta a quella che già c'ho, capito? Quindi è un po' in base a quello che ho,
penso questa è da fine, questa è da metà, questa è da tre quarti, questa è da seconda battuta, sì. E cerco di trovare qualcosa. Invece altre volte già mi viene in mente, che ne so, un argomento, questo so che questo argomento lo devo affrontare, quindi mi ci metto da zero, anche se poi, anche in quel caso, magari mi ci metto da zero, me ne escono due di battute buone, e quindi faccio questo percorso inverso, diciamo, più o meno. Grazie, signor Rosso. Sì. Prego. C'è una domanda della chat che è interessante. Vi è mai capitato di inventarvi un pezzo, scriverlo, migliorarlo e finalmente, quando l'avete completato e deciso di provarlo in pubblico, scoprite che qualcuno si è già esibito con un pezzo simile? No, così tanto no. Cioè, di avere argomenti... Vado, rispondo prima io. Cioè, di scrivere un monologo che poi dici, ah, guarda, questo è simile a un monologo di... Soprattutto perché adesso c'è una quantità di stand-up online in inglese infinita, quindi a me capita più al contrario, tipo mi vedo un monologo X di una persona su Comedy Central americano che c'ha 200 milioni di video e ci sta un pezzo di 2 minuti di un comico X che sono molto simili a 2 minuti miei, io dico, ah, guarda qua. Però è una cosa che nella comicità succede, non so a voi. Ma ti dirò, secondo me tutti abbiamo, almeno noi più monologhisti, diciamo, ok, tagliamoci tra wall-liner e monologhisti, tutti noi monologhisti abbiamo il pezzo sulle canne e il pezzo su Dio, fondamentalmente, sì. No? Cioè, chiunque. Sì. Quindi, visto che si fanno e si continuano a scrivere, non è il cosa, ma è il come, no? Che secondo me è un po' la base della stand-up comedy. Certo. Cioè, possiamo parlare della suocera, basta che lo fai in un modo nuovo, cioè nel tuo modo di viverti tua suocera, per dire. E sì. Arrivare a una vicinanza tale, secondo me, è quel classico caso da cartolina del battutista su internet. Cioè, o hai avuto la stessa intuizione e l'hai messa giù in un modo simile, o è abbastanza palese che hai visto qualcosa che ha fatto qualcun altro. Perché comunque gli esempi sono così pochi, cioè non siamo in America che ci sono un milione di comici e magari non lo sapevi che uno aveva fatto una roba, bene o male, noi quanti saremo? Centinaio? Sì, in tutta Italia, una roba del genere. Pure di centinaio contando tutti gli open micer. Sì, proprio. Anche la futura gente buttata su Comedy Central, diciamo. Esatto. È un 100 in tutto. E comunque più o meno chi siamo, quali sono gli stili, quali sono più o meno gli argomenti, lo sappiamo, ecco. Sì. È strano che possa capitare una coincidenza tale. Allo stesso modo, penso che le robe da dire, come le note della musica, non siano infinite. E quindi prima o poi qualche vicinanza può capitare. Beh sì, che una sovrapposizione di argomenti è, cioè, comunque sia inevitabile, nel senso... Sì. Poi decido il coltello, raga. Cioè, se si arriva veramente alle strette, duello e vedi esatto. Chi c'aveva ragione. Io ricordo sempre un'intervista doppia a Gigi D'Alessio e Natatangelo delle Iene di non so che anno, in cui chiesero a Gigi D'Alessio cosa rispondi a chi ti accusa di plagio e lui rispose le note 7 sono, e giù applausi a scena aperta, perché effettivamente le note 7 sono. Allora, Edoardo, non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione. E quindi io chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione della cannabis, però questa domanda non mi dava soddisfazione, perché quasi tutti gli ospiti rispondevano la stessa cosa. Quindi la domanda che ho iniziato a fare è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? E essendo tu un comico, qualora tu avessi un rapporto con la marijuana, se c'è un rapporto secondo te tra l'uso della marijuana e la creatività? Allora, ho un rapporto con la marijuana, poiché ne faccio uso e ne traggo numerosi vantaggi, ma ne traggo anche qualche svantaggio. Sì. Che secondo me è in entrambi i casi un'esperienza formativa, perché comunque il fatto di fumarsi le canne comporta un po' di rilassamento e di euforia creativa, per dare un'iniziale risposta alla seconda parte della domanda. Ma sì. Comporta anche il fatto che ti metti molto in gioco verso te stesso. Come diceva anche George Carlin, in un suo pezzo che adesso non mi ricordo più,
quando diceva di stare un attimo attenti con la marijuana, perché il principale problema che genera la marijuana è che ti metti a pensare, e se ne fumi troppa non smetti mai più di pensare e ti perdi nel fattonismo alla fine. Secondo me la cosa buona è che, come lo fa anche l'alcol, però in una maniera più brutale, più pericolosa, ti sconnette un po' quelle che sono le linee logiche di pensiero. Fai associazioni differenti, che è quello che porta poi ad avere una vera e propria fantasia. Quindi mm-hmm. da questo punto di vista è assolutamente positiva come cosa. A mio parere, come diceva forse che era Bilix, che diceva che i due tiri obbligatori dovrebbe darli lo Stato, tipo, sì. alla gente per calmarsi o una roba del genere, è un tipo di esperienza, ma anche prima che mentale e corporale, no? Di rilassamento proprio tranquillo, che più o meno chiunque dovrebbe provare, come una specie di massaggio fatto molto bene. Non può che fare bene alle cose, alla vita di tutti i giorni. Dal punto di vista della creatività, come ogni strumento, è una bomba se lo sai usare, ma è una tagliola se non lo sai maneggiare. Mm-hmm. Perché è un qualcosa, secondo me, di molto divertente, ma appunto di impegnativo, perché comunque ti porta via un po' di ore della tua vita. Adesso non parliamo dell'eroina, che è incredibilmente efficace sul corpo, però se fumi le canne troppo pesanti e sei tutto fatto tutto il pomeriggio, poi hai dei risvolti, no? Che dici, ah, sto un po' buttando via la mia vita, in effetti. Pensavo sì. di fare due, è tipo il meme, no? Hai visto quello da pagliaccio, no? Che dice, guarda, faccio solo due tiri, che si mette il coso, ma poi sì. giuro che scrivo un pezzo. Dai, questo pomeriggio produco, eh? E alla fine sei tutto fatto sul divano sì, che non fai sì. niente. Esattamente. È quella roba. Benissimo di cosa parli. È scuola di vita, alla fine. Cioè, impari a maneggiare te stesso, a maneggiare la sostanza, a maneggiare la paradoia, perché dici, merda, ma perché ci sono fatto di nuovo che volevo soltanto essere un po' creativo e basta. Quindi, in ogni caso, visto che morti per cannabis zero ancora appurate. Ad oggi comunque, zero. Io mi sento di consigliarla vivamente. Se ti piace, andrà bene. Se non ti piace, hai fatto un'esperienza grande. Te la metti via. Grazie alla risposta, molto bella, molto esaustiva. Tra l'altro le esperienze, la mia esperienza con la marijuana è molto simile a quella che dici tu, dove appunto mi fa molto ridere la cosa di dai, faccio solo un tiretto prima di pranzo, dai vabbè, mi finisco questa che ho appena finito di mangiare, dai vabbè, ne fumo solo una e poi è le due di notte, te stai seduto così con la bocca, tipo, com'è possibile, è successo di nuovo? E dici, basta video di ingegneria afghana, basta, non voglio esatto. più guardare ingegneria afghana. Esatto, esattamente. Infatti, anziani, cioè quando sei anziano c'hai tutto il tempo che vuoi, non c'è più fretta di fare cose. Ma ci sono anche persone che riescono a fumare poco e comunque sia o a fumare la sera. Io per esempio ho dovuto smettere perché quando fumavo io dicevo ok, fumerò solo la sera, mi metto il naso rosso e dico fumerò solo la sera, una settimana dopo la parrucca, fumerò anche prima di cena. Poi metto il pittore bianco, fumerò dopo pranzo e poi alla fine con le scarpone rosse fumo dalle 11 di mattina e poi non è più una vita. Poi ti trovi prima di colazione. A fare esatto. Forse con la mezza che hai lasciato perché sei collassato la sera prima, ti svegli, fumi e dici beh Daniele, è ora che tu smetta. Sì, comprendo perfettamente. E questa è la trappola, perché comunque ti ci trovi bene dopo un po', no? Nel tuo essere fatto. Sì. Se ragioni in quel modo lì, c'hai quelle robe, tutto a posto, pretendi molto di meno da te stesso e la vita è incredibilmente comoda da fattone. Sì, salvo però... poi, ma tu l'hai provato? Così rendiamo anche i nostri telespettatori partecipi della cosa. Una delle robe che a me fa più terrore, devo dire, nella vita è quando fumi costantemente e poi perché fai un viaggio, perché c'è il lockdown, non ci sono più gli spacciatori, roba del genere, smetti. Da un giorno con l'altro e cominci a sognare. Esatto, sono solo incubi terrificanti che non finiscono più e incredibilmente dettagliati su quelli che sono i tuoi sbatti della vita dell'ultimo mesetto, tipo. Sì, sono sogni intensissimi, super reali, e tu stai per giorni, ogni notte sogni per giorni. Sì, però è solo ex tipe, gente che ti insegue, palazzi con te dentro, cioè la linea media è una roba del genere. I mostri. Io ho dovuto, oramai ho smesso completamente, quindi niente, non ho, oramai sogno normalmente, però ecco, una delle cose belle di smettere è stato ricominciare a sognare
e riacquisire un po' di memoria, perché effettivamente la memoria a breve termine io ce l'avevo proprio quando mi facevo le canne out, ma proprio andata, cioè ma andata e alla fine sti cazzi, però mi dispiaceva tipo, sai, incontri una persona una sera, che cazzo ne so, vengo a Milano al che pensi mi, incontro un tizio, ci parlo tutta la sera, vai Daniele sei un grande, oh che bella, uscia, beviamo insieme, chiacchieriamo, mi racconta la sua vita, fantastico, due giorni dopo io rivedo questa persona che mi saluta e io non ho niente su di lui nella mia testa, ma niente, non ho il volto, il nome, il ricordo, mi fa ciao Daniele, dico ciao, ci conosciamo, e leggo proprio il dolore negli occhi di una persona che ho condiviso una bellissima serata due sere prima e io non ho niente, non ho quella serata, ma non ho proprio lui, non l'ho registrato, quello mi devastava. Ecco, avendo smesso di fumare, quello l'ho riacquisito, devo dire che alcuni miei errori che attribuivo alla marijuana ho scoperto non essere colpa della marijuana. Alcuni difetti dicevo, ah guarda che fattone, e invece sono proprio io, però vabbè, è importante saperlo. Però se chi ci segue ha una spiccata asocialità, sappia che può fumare quanto vuole dalla mattina alla sera, tanti side effects sono più o meno coincidenti, esatto, sì, con sì, quello sì, che è nella sua vita. E allora Stefano, è arrivato il tuo momento, è il momento della domanda di Rapone. Chiediamo prima. No, dicevo prima se lo vedeva, perché sennò è tutta la cosa. Se tu vedevi Drago, già questo è già il tuo segmento, anche tu che chiedi. Se, allora, se ti vedevi Drago o ti leggevi, meglio ancora. Allora, devo dire, io non sono mai stato molto un appassionato di manga in generale. E quindi purtroppo devo dirti no, non ho mai seguito con passione Dragon Ball, ma vengo da una famiglia piena di cugini e due miei cugini seguivano molto Dragon Ball e quindi ne so qualcosa per osmosi. Ah, quindi la cosa era subito... era con quale personaggio potevi identificarti o ti piaceva, però se non lo seguivi Freezer. Oh, bello. Bellissima risposta. La vuoi motivare? Tutta la vita. Uno, perché una roba che a me piace tantissimo di Dragon Ball sono le evoluzioni. Allora, devo dire, dopo Freezer, a me piacciono i cattivi, perché sono quelli interessanti. Dopo Freezer, il secondo è Vegeta, che è veramente, ha una bellissima personalità. A me sembra il Riccardo di Shakespeare, Vegeta. Cioè, ha un sacco di sfaccettature, buono, cattivo, non capisci mai. Pensavo Riccardo Cantoni. No, Rossi invece. No, Vegeta perché è fichissimo, ma però ci sono quelle evoluzioni estreme quando incominciano a essere biondi col pellicciotto dorato, quelle robe lì, che mi sembrano un pelo troppo per gente che fa botte. Freezer ha comunque in qualche modo mantenuto il suo styling da cattivo molto dichiarato. Sì. L'evoluzione che mi piace di più è quando è tipo grosso, che c'ha l'armatura, se non meglio, dorata, con la coda, che lui è tipo rosa con le corna. Ma qua, aspetta, quando è lui che è solo più grande, cioè tipo la versione più grande. È una roba intermedia, e prima di diventare quello tipo rettile con il... Sì, sì, la seconda, cioè sì, la prima allora... trasformazione, cioè diciamo Freezer, sì, poi Freezer grosso, poi Freezer alieno. Esatto. Sì. Esatto. Quando uccide Krillin, no? No, sì, quando lo incorna. Cioè, esatto. Sì. Quella è la scena in cui lui fa così e divide a metà un pianeta. Sì. Mi hanno fatto innamorare di Freezer. Vabbè, più di questo, cosa vuoi, cioè, onestamente? Cosa Freezer comunque è il miglior cattivo di tutta la saga, tranquillamente. Sì, perché era solo cattivo. Cioè, la cosa bella di Freezer era quello. Lui diceva, sai che faccio? Io uccido più gente possibile durante questa serie. Sì. Non cambia mai. Che poi torna nelle ultime e è comunque ancora più cattivo. Cioè, più sadico, proprio, cioè non si, come dire, anche se si trova a combattere con i buoni, però lui non cambia mai, anzi, mette in difficoltà anche i buoni. Quindi, nonostante sia nello stesso team, quindi è... È il male puro, quindi è molto bello. Bellissimo, va bene. Aspetta, metto la sigla di chiusura del segmento Rapone. Dragon Ball è giapponese? Sì.
Sì, allora, sì, guarda, sì. Sulla sigla di chiusura che c'è Tin Toria, potevi fare una citazione mettendo Toria Tin. Potevo farlo al contrario. Ringraziamo comunque Tin Toriyama. E poi certo. Così mi denunciavano. Le illustrazioni sono di Pietro Nicolausi, cioè le sto usando tantissimo, quindi non posso che ringraziarlo. Voglio ringraziare pubblicamente, perché ti ricordi quando eravamo solamente noi due, io cercavo quel pupazzetto che non trovavo, che era sì. Me l'ha trovato lui, perché io ho fatto un disegno di come poteva essere, che era questo qui, non so se si vede. Un po'. Quindi questo era un pupazzetto che tu avevi e che non sai cosa fosse. Non sapevo cosa fosse e me l'ha trovato, se vuoi te lo cerco. È un, diciamo, si chiama la Sangold, che faceva tipo dei pupazzi tarocchi di mostri. C'era tipo, che ne so, Nightmare, però, cioè Freddy Krueger, però fatto tipo giallo, cioè brutto. Sì, sì. Si chiama... Guarda, adesso te lo metto qui. Vai, mettiamolo qua che lo mettiamo. Magari Edoardo se lo ricorda, perché l'altra volta Stefano ha iniziato a parlare di questo pupazzetto che conosceva solo lui su internet. Non c'era nessun altro. Me lo stai mandando, Stefano? Sì, sto condividendo. Ma ragazzino, tutte quelle robe tipo gli exogini, Pokémonster. Allora, questo qua. Si grandisce, non c'è più, mette più grande. No, mi sa... No. Vabbè, comunque sia, questo qui qua. Era quello che cercavo io, vedi, che era una specie di scheletro con gli occhi a stella, vabbè, che diceva che aveva questi occhi perché non dormiva mai. C'è un pirata tipo fantasma, c'è questa specie di gobbo di Notre Dame, però pieno di pustole, giallo, c'è un mostro di Frankenstein e qui c'è questo Freddy Krueger con... Poi c'è anche la mummia, mi sembra, quella vicino a Dracula. Sì, c'è un vampiro, e c'è un tizio con la gonna, non capisco perché questo allora, tipo uno scozzese. Infatti, tutti mostri, un lottatore di wrestling, una roba del genere. E poi un ragazzo di Edimburgo. No, certo. Sembra tipo un punk di, non lo so, capito? Ah, c'è anche lo scienziato pazzo, figura che andava al maggiore. Bello, molto belli. Ma dove si trovavano? Ma che ne so, io nei negozi di giocattoli, però non erano di marca. Erano tipo ma l'uomo era quello di fianco a Freddy Krueger. Quello chi è, infatti? Che cos'è? Una specie di zombie, non lo so. L'uomo palude, il famoso uomo palude, non so se l'uomo trascurato. Esatto, questi della Sangold erano, questi mostri del... non se lo trovo. Sangold Monster... E niente, questi erano questi pupazzi. Che sicuro adesso su eBay stanno a 400 euro l'uno. Una cosa del insieme genere. 70 euro costavano. Ah, vabbè, abbiamo visto ieri. Te li puoi comprare quei soldi in teoria. Vedi, questa era la... Spero non si vede, no? È rimasto... vabbè, devo interrompere e aprire quest'altra, aspetta. Oramai c'è un collezionismo di qualcosa? Come? Vuoi fare un collezionismo di qualcosa? Di manga si può dire, però è un po' diverso. Però no, io facevo, cioè, però non era collezionismo, ci giocavo con le Magic, quindi comunque sia. Poi, no, ok. Guarda che, questa roba era una cosa per i bambini, però è una classica battuta che colleziono Ferrari, ma sono a quota zero. Ah, questo è cabaret. Questo è cabaret che comunque ha reso grande questo paese. Va bene, allora sono molto contento di aver fatto questa puntata, adesso però devo andare a cucinare perché dopo sono live su Twitch. Edoardo, grazie mille di essere venuto a Tintoria, mi ha fatto molto piacere. In chiusura, ma adesso state facendo questi... No, non state facendo neanche più quelli... Stava succedendo qualcosa al GHE? Abbiamo fatto 3 date per l'Open Mic, giusto per dire ci siamo, non dimenticateci. E poi abbiamo dovuto smettere perché siamo tornati in zona. Io non conto nemmeno più i colori. A me dicono si può fare questo, non si può fare quello. Io sulla base di quello mi regolo oramai. Okay. Allora speriamo di poter venire presto. Scusami, vai tu. Scusami, tu. Appena ci lasciano liberi di fare una qualsiasi roba, noi siamo prontissimi. Sai, grafiche, evento, tutto fatto nel giro di una sera e torniamo subito. Il fatto è appena ce lo lasciano fare. Quindi avevamo programmato 6 date per l'Open Mic che abbiamo fatto anche Pensimini, abbiamo fatte 3. Appena
Allora, speriamo di poter tornare presto tutti insieme ai Che pensi me, o comunque speriamo di vederti anche a Roma, anche perché quando sarai a Roma dovremo fare un'altra puntata di Tintoria dal vivo, così mi puoi autografare il poster di Tintoria. Voi non avete idea di quanta voglia ci avrei se io vedessi a Roma, ragazzi. Ma oggi piove pure, quindi in realtà va bene così. Come tu dici, tu ci vieni a Milano anche solo per motivi lavorativi, così, è vero male, cioè, a me scendere a Roma non ho motivazioni per venirci, ho sta voglia di uscire dal mio comune, che so che certo. Veramente non ce la faccio più. Beh, speriamo allora presto. Edoardo, grazie di nuovo, salutiamo Bibi. Ciao ragazzi. Ciao. Ringrazio quanti, ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.